Siamo in Borgo Mezzanone. Diventa sempre grande ogni giorno. Quando si vede Borgo Mezzanone, quando si sta al ghetto, anch'io rimango in silenzio. E così qua è diventato uno, come uno paese, ha capito? È diventato grande. Una pista per dare noi un po' di futuro, ha capito? E così noi siamo qui. Vengono dal ghetto, vengono da Borgo Mezzanone e spesso cercano una risposta, un'informazione. E da questa risposta, da questa informazione dipende anche un po' la destinazione di quel loro sogno. Loro sogno che, ahimè, forse si sarebbe fermato al loro paese se sapevano che in Italia la situazione era ben diversa da quella che immaginavano. Si chiama spazzatura, no? Quello diventa ogni giorno il problema. Siamo seduti su di ora di bomba, capito? Il ghetto già sono pieni con immondizia, ogni giorno per giorno, ho capito? E se qualcuno non dà noi mano per portare via l'immondizia, noi non ce la fai. Non c'è corrente da ieri, è scappato il corrente. Abbiamo dormito sotto freddo così, ogni inverno ci è successo questa cosa. Però il trasformatore che noi abbiamo è la popolazione più grande di trasformatori. Tutti quanti che sono qui siamo a lavorare il lavoro stagionale. C'è quello che finisce il lavoro di oliva e per ritrarre i soldi da datore di lavoro diventa una casino. Quando i soldi diventa come 5-6 mila, alcuni italiani non vogliono pagare. Ci sono delle aziende che fanno un regolare contratto di lavoro a un lavoratore. Siamo arrivati al paradosso che fare il proprio dovere, no? È diventata l'eccezione. Questa è la cosa. Al momento non c'è lavoro serio. Noi siamo qui solo per lavoro. Un po' di soldi, posso fare una baracca per dormire e alza la mattina vado al lavoro e massimo alle 5-5 mesi devi partire e andare al lavoro. Quando arrivo caldo alle 2-2 mesi già svegliato e alle 3 mattina già andato. E così noi lavorare. Non lo so, quella è gioia. È l'unica gioia che abbiamo noi musulmani, sono la nostra moschia. Quando è ora per pregare, noi vado a pregare. Sì, quando arrivo stagioni di lavoro, loro guadagnano da noi decine di milioni di euro, anche diciamo centinaia di milioni di euro da noi, da questo ghetto, ha capito? E dopo quando finisce il lavoro, basta, loro buttano noi così. C'è bisogno un po' di fissare delle priorità e rimettere al centro la legalità e soprattutto l'uomo e la sua dignità. Noi siamo umani, dobbiamo vivere così.